Girando per i vari stand del NAB 2012 ci siamo imbattuti in un rig davvero innovativo. La sorpresa è stata molta quando abbiamo scoperto che il prodotto era niente poco di meno che della Manfrotto. Non ci eravamo accorti di questo perché il marchio era poco in evidenza, infatti la Manfrotto è stata acquisita dalla Vitec Group. Vedendo la mia mano poco precisa, Paolo Frison, brand manager presso la Vitec, mi è venuto incontro. Vuoi uno pieve? Di la verità, l'hai visto un po' incerto e quindi... No, incerto no. Ah, Ermanno, mannaggia. E da quel momento le nostre riprese sono risultate molto più stabili. Passavamo per caso, sul serio, perché stavamo andando da Harry. Ammazza, bravi questi con questi rig interessanti, mi giro Manfrotto. Che avete combinato? Quest'anno al NAB abbiamo deciso di cominciare una nuova famiglia. Si chiama Simpla. In teoria sarebbe System Moving Platform, per farlo un po' inglese, però volevamo richiamare un po' l'aspetto della semplicità. Attualmente ci sono molti rig, però intervistando anche un po' gli utilizzatori, la problematica effettivamente più grossa è la complessità. Complessità in termini di assemblaggio, complessità nel capire come mettere un componente con un altro, complessità per l'utilizzatore, complessità per il dealer che deve vendere, complessità per il distributore che deve avere i prodotti disponibili. Perché abbiamo detto, bene, creiamo dei componenti chiave che abbiano innovazione, semplicità e modularità. Questo è il Manfrotto Variable Blade, che permette di allineare la lente con il centro del matbox, per esempio. Per cui, senza bisogno di alcun attrezzo, cacciavite, chiave esagonale, solo con l'utilizzo della mano, riesco ad avere un aggiustamento micrometrico della posizione della camera. Come? Liberando i due assi con questi due blocchi, questi due bloccaggi, e utilizzando questi due control knobs, riesco a definire nel dettaglio l'altezza voluta con la mia videocamera. Se vedete, qui si alza micrometricamente, esatto, lo blocco e riesco anche ad aggiustare il movimento laterale. Disponibilità di due Easy Links laterali, per cui se ho un braccetto idrostatico per sostenere un monitor esterno piuttosto che una luce LED, riesco ad avere tutto a portata di mano. Come vedete, ci sono le due sedi per le rotaie standard del mercato, e con questo bloccaggio riesco simultaneamente a bloccare tutte e due le rotaie senza passare con le classiche quattro manopole che bloccano le due rotaie, per cui anche in termini di bloccaggi e utilizzazione è molto veloce. Manfrotto, produttore leader anche nel mondo fotografico, per cui abbiamo detto, siamo bravini a fare teste fotografiche, perché non usare la stessa tecnologia in ambito video? Per cui qui abbiamo sviluppato la nostra proposta di manopole per il rig basate su uno snodo che non è nient'altro che una testa professionale fotografica, per cui con un semplice movimento riesco assolutamente a bloccare la manopola. Se provate dopo, è assolutamente rigida e stabile. Queste manopole possono cambiare l'angolo di apertura, si vede qui, in funzione del corpo macchina che ho, in funzione anche dell'ergonomia che voglio avere. Le manopole vengono spedite con dei spacers, dei distanziali, per cui nel distanziale, usando il distanziale, riesco ad avere delle manopole più lunghe se per motivi di comfort voglio allungare la manopola, oppure se voglio ad esempio assemblare il remote controller elettronico che dopo vedremo, oppure la joystick in magnesio qui. La maggior parte dei componenti di Simpla è basato sul Universal Clamp, che è questo qui, che è un po' particolare come produttino, però nella sua semplicità è unico. Perché supponete che noi abbiamo un rig basato sulle due rotaie e ho una sola mano disponibile, senza pensare di usare l'altra mano, senza lasciare l'equipaggiamento, riesco ad assemblare il Universal Mount in questo modo e con una manopola solo, ok? Se si vede qua, il piano brillantato sale, per cui simultaneamente blocco le due rotaie. Qual è l'altra unicità di questo clamp? L'unicità è questa: immaginate che io abbia il rig con un accessorio assemblato, non devo smontare l'accessorio per assemblare le mie manopole, ad esempio se sono assemblate qui, per rimontare tutto, ma vado esattamente dove voglio, per cui riesco ad entrare laterale, si autosostiene
e con la stessa mano riesco a chiuderlo. Questa è la nostra proposta di Matbox. Come vedete, abbiamo cercato di fare componenti chiave e tutti innovativi rispetto a quello che è presente nel mercato, per cui Matbox fondamentalmente sostiene i filtri 4x4 digradanti e polarizzatori, per cui abbiamo la slot che si muove, sliding slot, e quella in rotazione per i polarizzatori. Abbiamo un textile flessibile per abbracciare tutte le lenti di tutti i diametri e rispetto ai prodotti presenti nel mercato abbiamo sviluppato questo shade, questa protezione frontale per la luce, che è unica di per sé perché posso giocare con essa a seconda della lente. Se ho un grandangolo per cui apre molto, posso giocare solo con i diametri più esterni. Se ho un tele per cui apre poco, posso giocare solo con i diametri più interni. Se voglio avere una protezione 360, la uso in questa maniera. Qual è, oltre a questa, l'unicità? Che se io sono al mare e voglio limitare e voglio sfruttare al massimo la luce, però ho problemi di riflesso dal mare, non occorre che vada a coprire i 360, ma posso proteggere solo i riflessi del mare. Se io ho problemi con riflessi del sole, posso proteggere solo il sole. Se io ho un edificio con i vetri che mi riflettono e mi creano problemi di riflessi e flare all'interno della lente, posso proteggere solo quello che voglio. Ho il mio bel rig assemblato, la mia bella lente col corpo macchina, devo in 2 secondi cambiare la lente. Non devo smontare niente, perché grazie a questa manopolina riesco a spostare all'esterno il matbox, cambio lente, rientro col matbox e con lo sliding plate mi riposiziono. Il matbox costa una botta. Il matbox costa una botta. Diciamo che in euro, devo controllare il listino, secondo me siamo sui 600 più o meno, sui 500-600 euro.